Allora, innanzitutto vi saluto e vi ringrazio per avermi chiamato. Mi chiamo Ivan, sono di Guanzate e sono il nipote di Aurelio, che praticamente era un abitante guanzatese che è morto nel campo di concentramento di Flossenbürg. Aurelio era un ragazzo come voi, amava suonare la fisarmonica, era un musicista e andava a scuola come voi sostanzialmente. Dopo la scuola dell'obbligo, frequenta in età proprio giovane la scuola Francesco Baracca a Como come disegnatore. Cosa succede? Che in queste scuole nascono i primi movimenti antifascisti, quindi Aurelio aderisce a questi movimenti per organizzarsi per tutto quello che succede nella guerra sostanzialmente, per, come si può dire, abbiate pazienza se sono un po' emozionato perché io non sono un oratore, quindi c'è sempre un po' di emozione all'inizio. Dunque, stavo dicendo che a scuola aderisce a questo movimento giovanile antifascista. In quegli anni i tedeschi deportavano le persone in Germania per farli lavorare. Chi andava in Germania veniva costretto a lavorare per loro, chi invece non andava in Germania veniva costretto a fare il militare e naturalmente combattere per la guerra. Quindi Aurelio cosa faceva? In questo movimento si riesce a intrufolare in questura a Como. Intrufolandosi in questura a Como diventa una persona abbastanza di spicco e, conoscendo tutti i movimenti, essendo in questura, cosa fa? Lui diventa partigiano, giovane età, e riesce a aiutare gli amici partigiani più anziani. Quindi quando aveva 18 anni Aurelio dimostrava meno età, quindi dimostrava come un ragazzo di voi di 16 anni. Suonando la fisarmonica e con l'ausilio anche di un pony, di un somarello, cosa faceva? Andava a portare gli alimenti ai suoi compagni che si organizzavano segretamente, ai partigiani. Con la scusa che lui era giovane, ai posti di blocco non lo fermava neanche, perché cosa volete fare? Cioè, arriva al posto di blocco, il ragazzo giovane con la fisarmonica che suona, con un puledro, un somaro, che fa? Lo fermi, lo metti in galera per niente. Quindi lo vedevo e diceva: vai tranquillo, vai, non succede niente. E lui con questa tattica riusciva a portare agli amici partigiani nascosti notizie, perché lavorando in questura si avevano tutte le notizie, viveri e quant'altro per appunto organizzarsi come movimento partigiano. Un guanzatese, quindi un suo compaesano, è venuto a sapere di questa cosa qua e è andato a fare la spia. Quindi Aurelio l'hanno praticamente, viene braccato sostanzialmente, lo volevano imprigionare, lo volevano catturare. Naturalmente, lavorando in questura, lui a sua volta è venuto a sapere di questa cosa qua prima, e il giorno che doveva portare i viveri ai suoi compagni non si è presentato, è scappato sulle montagne venete, dove anche lì il movimento partigiano si stava formando e altri compagni gli hanno detto a Aurelio: insomma, tu facevi così da guanzate, fallo così anche per noi, quindi prova a intrufolarti dentro qui, dentro di là, e insomma, allora con la fisarmonica ancora questo somaro avanti e indietro anche là. Cosa succede? Poverino, sfortunato qui, sfortunato anche là. Anche là c'è stata una delazione, sostanzialmente qualcuno ha fatto la spia. Aurelio è venuto a sapere ancora di questa spia, che gli ha detto: insomma, attento che è. Si è nascosto sulle montagne venete. Nascondendosi sulle montagne venete, i tedeschi cosa hanno fatto? Hanno circondato la montagna. Loro sulla montagna, cosa facciamo? Andiamo di qui, andiamo di là? Allora, metà sono scesi da un versante, metà sono scesi dall'altro. Quelli che sono scesi da un versante sono morti tutti, perché li hanno uccisi. Praticamente appena li hanno visti scendere, fucilati direttamente. Dall'altra parte, che era la parte italiana sostanzialmente, sono stati catturati, picchiati, alcuni uccisi, perché naturalmente dovete pensare che una volta, quando picchiavano le persone, non avevano il manganello in gomma come adesso, là usavano i manganelli in legno e insomma le percosse erano facevano anche male. Vabbè.
sostanzialmente viene catturato, ferito, imprigionato e portato nel carcere di Milano, di San Vittore, dove in questo carcere chi c'era? C'era una persona abbastanza conosciuta, Mike Bongiorno, che anche lui era stato imprigionato, però lui è rilasciato perché aveva il passaporto americano, quindi l'hanno rilasciato, era nella cella vicina, Mike Bongiorno era la cella numero 26, mio zio mi sembra che era 3 o 4 dopo, però questo dovrei avere notizie proprio in questi giorni, perché ho contattato anche il carcere di Milano per avere queste notizie. Dentro questo carcere, oltre a Mike Bongiorno, c'era Indro Montanelli, che è uno scrittore che è morto qualche anno fa, e Eugenio Pertini, che era il fratello del presidente Pertini, che questo Eugenio Pertini ha seguito mio zio da Milano fino a Flossenburg ed è morto nel campo di concentramento insieme a mio zio, era un compagno proprio di prigionia. Cosa succede? Aurelio, come ho detto prima, era giovane, quindi mettere in carcere un giovane di 18 anni insomma non è una bella cosa. I miei nonni, che erano il papà e la mamma di Aurelio, cosa hanno fatto? Sono andati a implorare al carcere, insomma, voi state tenendo dentro un ragazzino di 18 anni che non ha fatto niente, non ha ucciso nessuno, cioè voi vi basate solo sul fatto che lui aiutava i partigiani, ma è vero o non è vero questo? Cioè anche loro li ha messi un po' in difficoltà, soltanto che il direttore del carcere non ci ha voluto sentire. Non contenti, i miei nonni cosa hanno fatto? Hanno scritto al Papa, Papa Pio XII, mediante il Cardinal Schuster. Il Papa cosa ha fatto? Si è preso a cuore la storia sostanzialmente, no? E cosa ha fatto? Si è messo lui in prima persona e ha scritto al carcere di Milano. Io ho qua la lettera che il Papa ha scritto. Però cosa succede? Non è che è tutto così immediato. Oggi abbiamo Facebook, abbiamo le email, quindi io scrivo la mail e lui la riceve. Una volta si andava per lettera. Quindi il Papa, dal momento che viene interpellato al momento in cui scrive la lettera, passa qualche giorno. La lettera arriva al carcere di Milano di liberare Aurelio, ma in realtà Aurelio due giorni prima era stato caricato su un carro di bestiame per poi venire trasferito a Bolzano e da lì nel campo di concentramento di Flossenburg. Quindi se la lettera arrivava due giorni prima, Aurelio era qua, anche lui, a raccontare la sua storia. Purtroppo è arrivato due giorni di ritardo. Quindi, sto dicendo, Aurelio è stato caricato su un carro di bestiame e spedito a Bolzano. Da Bolzano, dopo due giorni in questo paese, viene caricato su dei treni piombati con destinazioni, chi ad Auschwitz, chi a Flossenburg, chi a Dachau, a seconda dell'età, a seconda un po' anche dei prigionieri che arrivavano. E questo succede all'incirca agosto-settembre del 1944. Quindi Aurelio arriva a Flossenburg nei primi di settembre. Arriva in questo campo di concentramento, cosa succede? Allora, la prima cosa che fanno, li smistano questi prigionieri, li fanno passare davanti a dei capò, che sono i comandanti di questo campo di concentramento, devono consegnare tutto quello che hanno, quindi vestiti, fotografie, anelli, ci sono delle testimonianze di magari persone che imboscavano magari anche delle fotografie dei propri cari nei genitali piuttosto che nelle scarpe, piuttosto che, ma li ti spogliavano nudo e se ti trovavano con addosso qualcosa ti picchiavano, quindi sostanzialmente nudi. Dentro questo campo di concentramento poi vengono portati nelle docce, che non sono le docce quelle di gas, ci sono anche quelle, ma nel campo di Flossenburg non ci sono. Vengono portati nelle docce perché li lavano, una volta lavati li depilano, cioè a mente sana, senza niente, cioè praticamente un corpo nudo, vengono presi dei rasoi senza niente, anzi addirittura col cloroformio, che è un disinfettante e fa male. Vengono depilati nelle parti intime, sotto le ascelle c'era gente che urlava dal dolore, e poi rasati. Allora, la particolarità degli italiani nella rasatura era la strass, sostanzialmente venivano rasati a un centimetro di capelli e in mezzo una riga che partiva dalla fronte e arrivava alla nuca. Questo perché? Perché nel campo di concentramento era più facile riconoscere le persone. Sostanzialmente lo facevano agli italiani e ai russi, e tutti gli altri invece
avevano i capelli rasati normalmente. Nel campo di concentramento la vita non era facile, soprattutto perché quelli più giovani venivano adibiti a dei lavori un po' particolari. Flossenburg è un campo di concentramento a cui facevano capo altri campi, sottocampi. La particolarità del posto è che ci sono delle cave e delle grotte. In queste grotte venivano costruiti segretamente degli aerei militari, gli F-109 e poi dei razzi militari, perché Hitler era fanatico sia della tecnologia sia del misticismo, no? Quindi le cose un po' sacre, un po'... E con la tecnologia è arrivato a costruire dei missili che sono stati i precursori dei razzi che sono stati sulla Luna. Infatti il primo capo della NASA era un collaboratore stretto di Hitler. Questa è una piccola parentesi. Torniamo indietro. Quindi Aurelio, siccome era giovane, l'hanno adibito in uno di questi due lavori. Lui l'hanno messo a costruire gli aerei in queste grotte. In queste grotte perché Hitler temeva che qualcuno gli portasse via i brevetti o cercasse di capire che stava costruendo degli aerei un po' tecnologicamente più avanzati rispetto alle altre nazioni. Adesso vi racconto tutta la storia di Aurelio fino alla fine, poi vi racconto un po' come come funziona nel campo di concentramento, che è quello un pochettino più... Quindi stavo dicendo, Aurelio viene messo a costruire aerei. Sostanzialmente davano poco da mangiare, quando non facevi il tuo lavoro ti picchiavano, e oggi, domani, perdi forza. Aurelio un giorno va a lavorare, nello spostare un pezzo di ferro gli cade per terra. I tedeschi hanno detto questo, hanno capito che Aurelio non ce la faceva più, però orgogliosi hanno cominciato a accusarlo di cospirazione. Tu stai buttando giù per terra un pezzo di ferro, vuoi sabotarci, eccetera. Quindi lui, stanco, l'hanno appeso per i pollici e hanno cominciato a frustarlo. Lui, poverino, bene che era giovane, però denutrito, a contatto con malattie e non malattie, non ce la fa più e muore di stenti. Che non sappiamo è se sia stato cremato vivo oppure cremato dopo la morte. Sostanzialmente sappiamo che è stato cremato a 2 mesi prima della liberazione dagli americani. Quindi lui in marzo è morto, poi in aprile sono entrati gli americani e hanno liberato il campo di concentramento, e insomma, da testimonianze si racconta che hanno trovato proprio la cosa disastrata, sostanzialmente gente denutrita, gente ammalata, gente che non stava in piedi, cioè hanno trovato proprio lo strazio. Per cui gli americani, quando sono entrati in questo campo di concentramento, cosa hanno fatto? La prima cosa di pietà, hanno obbligato gli abitanti di Flossenburg a disseppellire i morti e dargli una degna sepoltura. Quindi ci sono alcune foto in internet che sono rarissime da reperire, dove si vedono gli abitanti muniti di mascherina, okay, che tolgono, perché lì facevano le fosse comuni, no? Buttavano dentro i sacchi e dentro le fosse comuni chi non bruciavano. Invece chi bruciavano raccoglievano tutte le ceneri e le mettevano in un luogo, tanto è vero che a Flossenburg, io ho portato anche una fotografia, c'è la piramide delle ceneri, adesso ve la faccio passare. Questa qua è una piramide dove sotto ci sono tutte le ceneri delle persone bruciate nel crematorio, se volete farla passare. E quelle che non venivano bruciate venivano sepolte in sacchetti o dentro una fossa comune. Quindi gli abitanti di Flossenburg sono stati costretti a aprire una fossa comune, tirare fuori i sacchetti e dargli una sepoltura. Io mi sono informato tramite il ministero per portare in patria il corpo di Aurelio, però non è possibile perché lui è stato sepolto all'interno del campo di concentramento e non fuori. Quindi se lui fosse stato sepolto fuori dagli abitanti, a quest'ora guardate avevamo la tomba su cui piangere. In realtà è ancora su. Allora, campo di concentramento, come era strutturato? Sostanzialmente, se c'è la foto, eccola qua, non si vede tanto perché la foto è quella che è. Qui c'è l'ingresso,
del campo di concentramento dove c'è il punto di guardia. La direzione è qua, questo edificio qua c'è ancora ed è uno dei pochi edifici ancora rimasti a Flossenburg. Adesso di Flossenburg è rimasto soltanto questa zona qua tratteggiata. In realtà queste sono le baracche dei deportati dove dormivano. Voi potete pensare che in queste baracche potevano dormire anche 200 persone. Le baracche erano molto strette, quindi magari in un letto si potevano trovare anche 4-5 persone, tutte unite. Tra l'altro loro avevano dei vestiti molto leggeri e testimonianze di persone ritornate dicevano che loro la notte cercavano di stare più vicini possibile per avere anche caldo, perché naturalmente siamo nella Baviera tedesca, quindi fa molto freddo di notte. Ecco, Aurelio viene